Una brutta esperienza, sembrava un film, ma di quelli in cui non vorresti mai essere protagonista e neanche comparsa. I passeggeri del volo Treviso Lamezia, che ieri sarebbe dovuto atterrare nello scalo calabrese, sono ancora sotto shock. Il velivolo della compagnia Ryanair non è riuscito ad atterrare sulla pista Lametina, nonostante due tentativi, e poi è stato dirottato verso la Puglia. Ma durante le fasi di discesa si è scatenato il panico, come racconta un passeggero che si trovava a bordo e ha vissuto quei minuti ad alta tensione. A mezz'ora dall'arrivo previsto, comunicato un anticipo addirittura dell'atterraggio di circa 15 minuti, però notavamo le condizioni meteorologiche all'esterno un po' ostili, perché pioveva forte pioggia, vento, l'aereo inizia la discesa e fa subito una staccata, i motori si riaccendono al massimo e c'è questa risalita e ci può stare, perché magari altre volte è potuto succedere. Il problema è successo al secondo, perché dopo poco c'è stato un secondo tentativo, e lì a me è sembrato che siamo ancora più vicini alla pista, e c'è stata una nuova risalita con una virata molto brusca, si è scatenato il panico a bordo, urla, io avevo accanto una signora che piangeva, nessuno capiva niente. Insomma, è stata un'esperienza drammatica, anche perché le condizioni meteorologiche fino a Bari erano pessime e tutti temevamo di non riuscire a stare nemmeno a Bari. Quindi l'impressione che ho avuto io è proprio la scena di un film, quei film brutti che siamo abituati a vedere. Nella grafica si vede la rotta seguita dal velivolo decollato da Treviso e le manovre effettuate nel cielo di Lamezia Terme nel tentativo di atterrare. Le condizioni climatiche hanno reso molto complicato l'atterraggio e portato la compagnia a decidere di spostarsi su Bari. Tanta paura, per fortuna tutto bene oggi, però insomma un volo da ricordare. Mi sarebbe stata una maggiore maggiori informazioni per tranquillizzare le persone a bordo, no? Perché magari è una prassi consolidata questa per loro, che sono esperti, però noi a bordo no. Io personalmente viaggio tanto, con frequenza, però insomma un'esperienza così non l'ho mai vissuta.